Cari amici di All for Hunters, All for Shooters, siamo in Barchiere Pellagri a Marano di Castenaso per analizzare e vedere insieme la cartuccia F2 Classic a 34 grammi. Non possiamo non iniziare questo discorso da un'analisi preventiva della polvere. La polvere F2, un propellente molto particolare, molto speciale, voluto dalla Baschieri e Pellagri all'inizio degli anni 60 per integrare la polvere MB, che era stata fino a quel momento il suo propellente principale e più noto per le cartucce da tiro e da caccia. La polvere F2 dagli anni 60 continua la sua evoluzione, viene aggiornata qualitativamente e anche chimicamente e viene adattata molto presto ai nuovi bossoli e nuovi componenti in plastica. La polvere viene successivamente trasformata da monobasica alla nitrocellulosa completamente gelatinizzata, seguendo lo standard della casa bolognese, in una polvere bibasica molto attenuata. Di fatto al 100% di nitrocellulosa viene sostituita una miscela col 90% di nitrocellulosa e un 10% di nitroglicerina. Questo apporto di nitroglicerina realizza un vantaggio termobalistico notevole nella polvere, perché fa diventare più caldi, più redditizi i suoi gas e ottiene con più facilità alte velocità e pressioni leggermente inferiori. Le rosate della F2 con queste nuove polveri diventano veramente ottime, sono rosate solitamente molto compatte e molto penetranti. La nuova polvere ha mantenuto il colore verde tradizionale dell'inizio, è una polvere in lamelle abbastanza piccole, 1,3-1,4 mm circa, molto sottile, prodotta dalla casa di Marano di Castenaso con il solito sistema della laminazione. La polvere viene utilizzata nella cartuccia F2 Classic, una munizione di tipo standard a 34 grammi di piombo, che per le sue peculiarità balistiche si rende di fatto una tuta caccia, una cartuccia adatta a qualsiasi forma di caccia. Non ultimo, è realizzata con piombi che vanno dal numero 4 al numero 11-12, quindi è una cartuccia che effettivamente può servire per varie tipologie di selvaggina. Viene utilizzata per la caccia alla stanziale, dalla lepre al fagiano, alla starna, viene utilizzata per la caccia agli anatidi e viene utilizzata nei piombi più piccoli, addirittura per i piccoli uccellini come il tordo, la cesena, e le tortore, la migratoria minore in poche parole. La cartuccia che ne esce è veramente molto performante, molto efficace. In virtù delle caratteristiche della polvere, che è una polvere estremamente costante e molto insensibile agli agenti climatici e atmosferici, realizza una cartuccia che non cambia sostanzialmente il suo rendimento balistico ottimo, passando dall'apertura di settembre fino a tutto il periodo autunnale e al periodo invernale. Di fatto è una cartuccia che senza necessità di aggiustamenti continua ad essere micidiale per tutto il periodo della stagione venatoria tipicamente italiana. Le prestazioni ottime della cartuccia F2 Classic derivano in gran parte dalla polvere, ma in gran parte anche dagli ottimi componenti che vengono utilizzati dalla casa bolognese. Il bossolo che viene impiegato per la cartuccia è il Gordon System, un bossolo peculiare per le sue caratteristiche purtroppo poco note. È un bossolo che ha un sistema combustione attivo che partecipa molto concretamente alla riduzione del colpo d'ariete nella fase iniziale della deflagrazione. Praticamente nel momento in cui la polvere esplode abbiamo un ammortizzatore sul buscione del bossolo e un ammortizzatore sulla borra che sottraggono energia a questa potente esplosione e rispettano moltissimo la sfericità dei pallini, impedendo il loro schiacciamento e la loro deformazione. Pallini sferici chiaramente ottengono delle eccellenti prestazioni a livello balistico esterno, perché deviano poco dalla traiettoria mantenendo le rosate molto compatte e migliorano notevolmente la penetrazione perdendo meno velocità durante il loro volo.